Buongiorno, buongiorno e ben trovati in questo sabato con il nostro appuntamento con Friuli in diretta. Staremo assieme fino alle ore 13:45 in questo contenitore che ovviamente andrà a far ragionare, andrà a far riflettere come sempre sul nostro dibattito politico a partire dalle 12:30, quindi si parlerà dei temi legati soprattutto alla questione di Udine, sicurezza, zona traffico limitato, quello che succede all'ex caserma Cavarzerani, insomma questi saranno i temi del nostro dibattito. Ovviamente con tutti i servizi vi aggiorneremo su quanto è accaduto nelle ultime ore a Udine e non solo, e poi ovviamente sempre come accade a Friuli in diretta, l'ultima parte, l'ultima abbondante parte sarà dedicata allo sport, perché ci sono molte cose di cui parlare, come avrete sentito e letto nelle ultime ore. Insomma, è in bilico la posizione della responsabile dell'area tecnica Federico Balzeretti. Parleremo di questo avvicinandoci anche alla gara che l'Udinese affronterà domani al Dall'Ara alle ore 15 contro il Bologna. Lo faremo con l'ospite in studio che sarà Davide Marchioli di Tutto Udinese, per provare a capire come dovranno fare le zebrette per tornare a prendere il Frosinone, che ieri intanto ha vinto nell'anticipo del venerdì battendo 3-0 la Salernitana e fuggendo di fatto a più 3 dai bianconeri a quota 31 con un Udinese che adesso si trova realmente al terzultimo posto. Prima di tutto però andiamo a Manzano dal nostro Omar Costantini, che ci racconta la questione dei rifiuti ammassati e abbandonati in quel di Manzano. Omar, a te la parola e buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno anche ai telespettatori di TV12, siamo in via Diaz, nella zona artigianale di Manzano, dove è uscito ieri il comunicato ufficiale. Il TAR ha respinto il ricorso presentato dalla ditta che gestisce questa struttura, come vedete da tempo sotto sequestro, per la cronaca, qui in via Diaz. All'interno, pensate, dello stabilimento sono stoccati circa 8.000 sacconi di materiale plastico. Dunque il comune di Manzano ha vinto il ricorso e dunque il titolare è condannato a smaltirli di tasca propria. Il primo sequestro di rifiuti sempre in quest'area risale in prevalenza chiaramente materiale plastico, nella stessa area, era stato fatto a giugno del 2020. Il titolare di un'impresa individuale era stato all'epoca denunciato, in questo caso era stato ritrovato un ingente quantitativo di rifiuti in prevalenza, come detto, di natura plastica, stoccato in 1300 sacchi per un totale di circa 2.000 tonnellate di materiale depositato senza alcun tipo di titolo autorizzativo in un fabbricato, che è questo fabbricato qui a fianco a me. Come potete vedere ci sono ancora, si riesce ancora a notare i sigilli, però quello che conta ci sono, come vedete, vi indico e chiedo anche all'amico Francesco, il collega Francesco Zilli. Vedete, c'è ancora da parte dei carabinieri l'esposto, vedete, rifiuti sottoposti a sequestro giudiziario. Insomma, è una vicenda, come detto Alessandro, che si porta avanti da tempo, pare, perché in Italia il condizionale è sempre d'obbligo, pare che siamo giunti ai titoli di coda per quanto riguarda questa situazione. Dunque il titolare dell'azienda sarà costretto a smaltire, e ci auguriamo smaltire in modo regolare, questi circa 8.000 sacconi contenenti materiale plastico, rifiuti di vario genere, insomma, come si dice in questi casi. Dunque la vicenda potrebbe avere il lieto fine per il bene comune di tutti. Da Manzano per il momento è tutto e ti ripasso la linea per la prosecuzione di Friuli in diretta. Intanto noi continuiamo a volare in giro per la provincia di Udine. Grazie al nostro Omar Costantini, che ritroveremo in altre occasioni nel corso della nostra trasmissione, nel corso di Friuli in diretta. Come vi ha anticipato, continuerà a volare in giro per il Friuli per darci ulteriori notizie, come sempre sul posto, perché noi è lì che vogliamo andare. Adesso passiamo però ai nostri servizi, perché tre irregolari rintracciati in Friuli sono stati rintracciati durante i controlli da parte delle forze dell'ordine. Vediamo il servizio. Tre immigrati irregolari scoperti in Friuli in pochi giorni, accompagnati alla frontiera per il rimpatrio. Si tratta di un cinese, un tunisino e un marocchino. Nel primo caso l'uomo non si era mai regolarizzato, negli altri due invece erano persone prive di documenti. Il cittadino cinese era stato rintracciato il 12 aprile scorso e nell'occasione, stante l'indisponibilità di posti presso un centro di permanenza per rimpatri, era stata applicata la misura alternativa del trattenimento del passaporto rilasciato dalle autorità cinesi. Il 17 aprile è stato
stata fissata presso il locale ufficio del giudice di pace l'udienza di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera e nella stessa data è stata eseguita la misura. L'uomo è stato portato all'aeroporto della Malpensa con destinazione Shanghai. Nella stessa giornata è stato eseguito un accompagnamento di un marocchino al CPR di Bari in quanto non in regola con il soggiorno sul territorio nazionale e privo di documenti. Infine, il 24 aprile, è stato eseguito un accompagnamento di un tunisino al CPR di Gradisca, in quanto non in regola con il soggiorno sul territorio nazionale privo di documenti. Nuovo caso, purtroppo, di truffa telefonica, la classica truffa del falso incidente stradale con un coinvolgimento di un familiare. Vittima questo venerdì dell'inganno, una donna di 85 anni residente a Buia che ha consegnato a un presunto avvocato vari gioielli in oro. Vediamo. Ennesima truffa telefonica del parente coinvolto in un incidente stradale, andata a segno. La vittima dell'inganno è una donna di 85 anni di Buia. Come riferisce il Comando Provinciale dei Carabinieri, un uomo le ha telefonato questo venerdì, sostenendo, falsamente, che la figlia era rimasta coinvolta in un sinistro stradale. Per evitare un peggioramento della sua posizione, ha chiesto all'anziana di consegnare del denaro a un presunto avvocato, materializzatosi poco dopo all'esterno dell'abitazione. La donna ha consegnato all'uomo non soldi ma alcuni gioielli in oro per un valore complessivo in via di quantificazione. Si parla di alcune migliaia di euro. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Buia. Furto nella notte di giovedì 25 aprile all'interno dell'osteria alla tavernetta di Via Artico di Pramper a Udine. Prelevato il registratore di cassa con all'interno circa 2.000 euro. Al nostro microfono il racconto di uno dei titolari, Roberto Romano. Beh, è messo che ci stiamo sorprendendo di questa criminalità che c'è, perché fare una cosa simile in Piazza Duomo, dove siamo un centro, è... Non ha parole il titolare della tavernetta di Via Artico di Prampero, a pochi passi dal Duomo di Udine, vittima di un furto all'interno del suo locale perpetrato nella notte. Un blitz messo in atto nel giro di una manciata di minuti. Prima i ladri hanno forzato con un piede di porco la porta d'ingresso e una volta dentro hanno asportato il registratore di cassa. È successo alle 5 del mattino, quindi... E noi non siamo riusciti neanche a intervenire. In 3 minuti hanno scassato la porta, sono entrati e hanno tolto il registratore di cassa, quindi hanno fatto anche dei danni, hanno rotto delle cose perché si metteranno al buio e quindi sono scappati molto velocemente. Il bottino si aggira sui 2.000 euro in contanti, da sommare i danni materiali provocati, circa 4.000 euro. Una vuole che abbiamo lasciato un po' di soldi in più. Abbiamo dovuto chiamare i tecnici subito per portarci un cassetto nuovo, sistemare, che hanno rotto dei cavi, hanno tirato, hanno fatto un po' un disastro, cioè, molto disagio, chiaramente un po' di apprensione per queste cose che dispiacciono, chiaramente, perché vengono a infrangere un po' una nostra sfera di sicurezza. Questa... La domanda è un po' retorica, soprattutto dopo quello che è successo. Udine è una città sicura? Allora, devo dire che c'è un po' di perplessità adesso, perché ci sono delle situazioni che non erano mai successe, anche vedo anche in centro che dovremmo essere più sicuri. Io, anche mia moglie ha avuto da dire che è andata al cinema, è uscita a mezzanotte dal cinema, che può essere, no? E si è vista seguire dei personaggi strani, quindi un po' di timore c'è, un po' di paura per le soprattutto per le persone sole che girano per la città, non è più molto sicura. La stazione di Udine Gemona del soccorso alpino ha operato nel primo pomeriggio di venerdì 26 aprile con 4 soccorritori nei pressi di Sella Sant'Agnese, poco sotto la chiesa, su attivazione della SORES per soccorrere un parapendista rumeno di 45 anni rimasto impigliato con il paracadute d'emergenza tra i rami di un frassino a 6 metri dal suolo. Il parapendista si è trovato in difficoltà per una turbolenza e con la vela bagnata dalla pioggia, lanciando il paracadute d'emergenza e quindi dando poi l'allarme. I soccorritori sono riusciti a lanciare una corda su una forcella dell'albero e a risalirla con tecniche d'alpinismo fino quindi a raggiungerlo per sollevarlo in sicurezza e sganciarlo dalla vela. Infine sono riusciti anche a recuperare la vela stessa. Intervento realizzato tra le ore 16 e le ore 17:30 circa. Infortunio adesso sul lavoro a Palmanova, ferito un dipendente di una ditta esterna di San Canzian di Isonzo.
Un operaio di 42 anni, residente a San Canzian di Sonzo, dipendente di una ditta della medesima località, specializzata in lavori meccanici, è rimasto ferito mentre era impegnato con un muletto che, stando alle prime informazioni, si sarebbe ribaltato. È successo in un'area della IFAP, azienda che opera nel settore delle materie plastiche, in via Mazzini a Palmanova. Sul posto sono accorsi gli operatori sanitari, i carabinieri della stazione di San Giovanni a Natisone, per quanto di loro competenza, il personale dell'ufficio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'azienda sanitaria del Friuli Centrale. Quest'ultima effettuerà ulteriori accertamenti per chiarire le cause ed esatta dinamica. Il lavoratore ha riportato una ferita alla gamba e l'equipaggio dell'ambulanza lo ha accompagnato in codice verde al vicino ospedale di Ialmicco. Lignano si prepara ora ad entrare nel vivo della stagione delle vacanze e vara due nuovi provvedimenti che imporranno il rispetto di nuove regole per i camperisti e i turisti in genere. Entrerà tutto nel nuovo regolamento della polizia locale. Lignano dichiara guerra al campeggio selvaggio. Dalla prossima estate, per i turisti che viaggiano in camper o roulotte, non sarà più possibile fermarsi dove gli pare e trasformare le aree di sosta in veri e propri camping. La stretta entra nel nuovo regolamento di polizia locale che lunedì prossimo sarà messo al voto in consiglio comunale. Vengono individuate quelle che sono le attività che un campeggiatore non può fare sul suolo pubblico o sulle aree aperte al pubblico. Apertura dei finestrini che sporgono rispetto alla sagoma del veicolo, antenne sul tetto, scalette per la salita e la discesa, aperture di porte e sostanzialmente l'installazione di tavolini e altre attrezzature che fanno individuare quell'attività come un'attività di campeggio. Nulla cambierà per quanto riguarda la normale sosta negli stalli liberi o a pagamento che siano, purché vengano utilizzati solo per sostare e non per bivaccare o trasformare lo spazio in una piattaforma attrezzata. Non c'è il rischio che qualcuno, poi venendo a conoscenza di questo regolamento, scelga altre località? Allora, diciamo che normalmente i camperisti che approcciano alla nostra località sono solitamente i medesimi. Diciamo che nella maggior parte dei casi non sono tutti diciamo che commettono delle infrazioni che sono previste da questo regolamento. Ma la lotta al camping selvaggio non è l'unica novità del regolamento. Verrà infatti introdotta una nuova regola comportamentale, questa volta indirizzata a chi si muove a piedi tra le strade del centro, introducendo un divieto che punta a tutelare il decoro cittadino. Divieto di percorrere le vie cittadine al di fuori dai lungomari e dal lungo laguna in costume da bagno o senza la maglietta. 150 sono i richiedenti asilo che vivono da invisibili ed esclusi all'interno di una zona denominata La Moschea dell'ex caserma Cavarzerani di via Cividale a Udine. Il report presentato al centro Balducci di Zugliano. Vediamo il servizio. Ospita al momento circa 550 presenze, la massima capienza prevista al centro di accoglienza straordinaria dell'ex caserma Cavarzerani di Udine. Di questi, circa 150 sono richiedenti asilo fuori accoglienza, stipati in una grande stanza in un'area dismessa, detta La Moschea, in condizioni di sovraffollamento e di precarietà igienico-sanitaria. E la fotografia del CAS alla periferia est del capoluogo friulano, scattata dal report presentato dalla rete Diritti Accoglienza Solidarità Internazionale FVG al centro di accoglienza Balducci di Zugliano. Io credo che la cosa importante da sottolineare è che quello che abbiamo fatto non vuole porsi in opposizione a qualcuno o a qualche ente o qualche realtà, ma vuole essere semplicemente un esercizio di democrazia, perché democrazia è partecipazione e partecipazione significa andare oltre quelli che sono gli sguardi che sono orientati solo al proprio ombelico e ai propri interessi personali o di gruppo, ma riuscire ad avere uno sguardo d'insieme, uno sguardo che sa guardare anche i bisogni dell'altro, di chi non ha voce. È quello che Pierluigi Di Piazza aveva sempre ricordato nella sua storia, nel suo percorso che ha fatto anche qui al centro Balducci. La rete d'ASI ha chiesto alla prefettura di garantire l'accoglienza delle persone che ne hanno il diritto, reperendo progressivamente nuove strutture idonee, provvedere a un netto incremento di concerto con il Ministero dell'Interno dei trasferimenti di richiedenti asilo verso il CAS in altre aree del paese e promuovere di concerto con il Comune di Udine l'istituzione di CAS con modalità più diffuse.
Al Comune Friulano la rete ha chiesto, tra le altre cose, di adoperarsi insieme alla Prefettura per trovare in tempi brevi strutture abitative dove collocare i 150 ospiti fuori accoglienza, costruire la rete territoriale che si occuperà del programma SAI. È stata inaugurata l'associazione Anime Invisibili, dedicata alle vittime di femminicidio. Vediamo il servizio. Finalmente Anime Invisibili è anche vostro. Da ieri, 25 aprile, io e mia sorella abbiamo inaugurato la nostra associazione Anime Invisibili, associazione nata in memoria di nostra madre Carmela, in quanto lei purtroppo nel 2010 è stata vittima di femminicidio. Non abbiamo voluto che questa storia cadesse nel dimenticatoio come spesso accade per le storie di femminicidio, ma abbiamo voluto creare qualcosa di concreto, qualcosa che rimanesse nel tempo e che desse speranza. Speranza a tutte quelle donne che continuano a vivere violenza in ambito familiare, non solo, e dare una speranza, dare un messaggio forte: noi siamo qui a supportarvi, a darvi gli strumenti per uscire da quella situazione. E dare un messaggio forte anche a tutti quelli che sono gli orfani di femminicidio, come me e mia sorella, che nella nostra vita non abbiamo mai avuto nessun tipo di tutela e aiuto, e ci siamo voluti mettere a disposizione per far sì che quello che abbiamo subito noi non lo subisca nessun'altra persona. Da ieri, appunto, abbiamo inaugurato a Villa Verde Resort di Fagagna. È stato un evento incredibile, pieno d'amore, di gioia, di emozioni, dove abbiamo presentato tutti i progetti. Troverete tutto sulle pagine Instagram, sul sito che è già online, e tutti i contatti appunto per contattarci, per qualsiasi informazione, se volete sostenerci, se volete far parte assieme a noi di questa associazione, se avete bisogno di aiuto, noi siamo qui. Anime Invisibili c'è. E adesso, come vi avevamo anticipato, torniamo dal nostro Omar Costantini, che, se non erro, dovrebbe parlarci dell'iniziativa Fiumi di Vite, non di rifiuti, una campagna di sensibilizzazione promossa da Fare Verde FVG con il patrocinio del Comune di Tolmezzo e l'adesione dell'Isis Solari, per parlare appunto dei fiumi del nostro territorio, troppo spesso abbandonati a loro stessi. Omar, a te. Sì, confermo Alessandro quello che hai detto con Francesco Greco, che è il commissario regionale di Fare Verde FVG, presente qui con noi. L'abbiamo pescato a Manzano, anche se l'iniziativa è a Tolmezzo, perché eri qua in zona, Francesco, e dunque chiaramente anticipiamo, no, quello che accadrà lunedì 29 in quel del capoluogo carnico. Sì, fiumi di vita, non fiumi di rifiuti. Continuiamo l'impegno di Fare Verde nella campagna di sensibilizzazione degli studenti nella formazione, quindi in educazione civica, parlando di educazione ambientale, e dopo la formazione saremo sul fiume But a pulire la parte primaverile. L'abbiamo già incominciato in autunno con gli studenti del Paschini Linusio, questa volta siamo con l'Isis Solari. E che dire, abbiamo trovato tanti rifiuti, 150 sacchi di rifiuti complessivamente tra il But e l'Isonzo, passando per il Natisone, sia a Cividale e sia a Manzano. Ribadiamo, vogliamo togliere i rifiuti prima che arrivino al mare, perché gli studenti sono i protagonisti con le loro emozioni del nostro futuro, o meglio del loro futuro. No, io mi ero girato un attimo perché c'era uno che ha tentato di distruggere gli ammortizzatori dalla macchina, allora il buon Francesco si è spostato perché potevamo fare la cronaca in diretta, perché dicono l'aquila vola, ma quando arriva Costantini succedono sempre dei Bene, allora torniamo invece alla cronaca in diretta. Abbiamo proprio pochi minuti fa eravamo collegati dal deposito di Manzano, dove ci sono il comune ha vinto questa importante causa, e chiaramente Fare Verde è presente anche lei, perché chiaramente abbiamo detto più volte, intanto c'è sempre questo qua che fa retromarcia, ma noi non ci spostiamo. Voglio vedere proprio la, come si dice, è come la cruna nel lago. No, comunque, tornando a bomba, dicevo, questa importante, no, vittoria del Comune di Manzano su questi rifiuti abbandonati da tanti anni, e so che anche Fare Verde si era interessata a tenere d'occhio la situazione. Sì, è da molto tempo che con Fare Verde ci muoviamo su tutto il territorio friulano, ma anche e soprattutto nel cividalese e nel manzanese, dei rifiuti abbandonati
abbandonati, ne abbiamo trovati tanti e finalmente ottenere una buona notizia ci ripaga di tutti i sacrifici che facciamo. Dobbiamo dire che in questi anni l'amministrazione comunale di Manzano è stata molto attenta, accompagnandoci con il natisone d'autunno e i bambini a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di non buttare rifiuti sul territorio ma fare una corretta raccolta differenziata. Gli strumenti ci sono, l'azienda c'è, è veramente stupido andare a buttare rifiuti sul nostro territorio, bellissimo da conoscere ma soprattutto da valorizzare. Ecco, la cosa molto più importante proprio per concludere è che sensibilizzare soprattutto i giovani, no? Non a caso le scuole, perché da lì si lancia un messaggio di educazione civica pratica sul territorio. E devo dire che i ragazzi ci ripagano con le innumerevoli emozioni e sensibilità che ci riescono a dare. Raccogliere i rifiuti sul territorio, mi è capitato di sentire, prof, non pensavamo di trovare tante scovazze, sembrava tutto pulito e invece abbiamo portato fuori 50 sacchi di rifiuti, 100 sacchi, abbiamo trovato i copertoni, abbiamo trovato qui a Manzano la cucina completa, un anno abbiamo trovato il mobile, l'anno successivo il forno completo. Veramente pazzi che fanno chilometri per andare a disfarsi dei rifiuti quando basterebbe semplicemente chiamare la ditta e sotto casa te la vengono a raccogliere. Noi non demordiamo con Fare Verde, lunedì saremo a Tolmezzo ma in tutto il Friuli Venezia Giulia per dire basta rifiuti, vogliamo un futuro differente. E con questo concludiamo qui con amico Francesco Greco. E caro Francesco, per dare un ulteriore, pardon, caro Alessandro, per darti un ulteriore messaggio anche rivolto ai nostri telespettatori, chiudiamo con questa splendida immagine con la panchina dell'amore, perché peace and love, che non vuol dire piedi e altre robe. A te la linea. Grazie al nostro sempre simpaticissimo Omar Costantini. Mi raccomando, ovviamente Fare Verde FVG ha una missione importante, dobbiamo continuare a sostenerla. Anticipiamo in parte, diciamo così, la nostra pagina sportiva, perché come avevo insomma introdotto in fase di apertura, la situazione è delicata in Casudinese, non solo per una classifica che vede il Frosinone avanti nei confronti dei bianconeri con la perfetta regia del nostro Andrea Simeoni, che ci mostra come con la vittoria di ieri i ciociari abbiano staccato di fatto l'Udinese portandosi a quota 31 e agganciando Verona ed Empoli, quindi finisse il campionato oggi, l'Udinese sarebbe di fatto in Serie B con la vittoria appunto del Frosinone per 3-0 che ha aperto la 34esima giornata, un turno che ovviamente deve ancora giocarsi in maniera completa. Alle 15 oggi ci sarà Lecce-Monza e poi via via stasera per esempio anche Lazio-Verona, domani appunto alle 15 ci sarà Udinese-Bologna-Udinese. Dicevo, è una situazione difficile sia dal punto di vista sportivo con i risultati in campo che non arrivano, ma anche dietro la scrivania, e dopo l'esonero di Cioffi, l'arrivo di Cannavaro, un altro bianconero potrebbe salutare, stiamo parlando del responsabile dell'area tecnica Federico Balzaretti. Veniamo al servizio. Non accenna a placarsi l'alta marea in casa Udinese, che oltre che sul campo sta vivendo un momento delicato anche dietro la scrivania. Il sereno passa inesorabilmente dalla conquista di una salvezza che settimana dopo settimana diventa sempre più nuvolosa, tanto per continuare ad utilizzare metafore meteorologiche. Il Frosinone ha infatti battuto, come era abbastanza scontato che fosse, la Salernitana, portandosi a quota 31 e agganciando momentaneamente Empoli e Verona e staccando di fatto di tre lunghezze le zebrette impegnate poi in quella di Bologna. In un'annata dove tutto sta andando storto tra infortuni, errori imperdonabili e tanta sfortuna, c'è una figura che potrebbe lasciare il Friuli anzitempo. Si tratta dell'attuale responsabile dell'area tecnica bianconera Federico Balzaretti. Nelle ultime ore sono circolate tante voci sul futuro dell'ex calciatore di Palermo e Roma, tra le altre. Voci che trovano una parziale conferma. Il rapporto tra Balzaretti e l'Udinese sembra davvero essere giunto al capolinea. Si va verso questa soluzione, che però si concretizzerà nei prossimi giorni, probabilmente lunedì. In ogni caso Balzaretti non dovrebbe essere sostituito, almeno non immediatamente. Il team di lavoro resterà quindi il medesimo, con Andrea Carnevale che opererà con maggiore vicinanza nei confronti della squadra. Ulteriore mossa che potrebbe servire per dare una scossa e responsabilizzare ancora di più i giocatori dopo l'esonero di Cioffi e l'arrivo di Cannavaro. Adesso tocca a loro tirare fuori l'Udinese dalle acque torbide in cui si trova. Mancano 450 minuti alla fine del campionato, il tempo sta per scadere, adesso va onorata una maglia, una città, una regione, tutta tinta di bianco-nero.
Ed è partita l'ottava edizione della Middle European Race Auto d'Epoca in vetrina in Piazza Unità a Trieste anche sabato sera e domenica mattina. 5, 4, 3, 2, 1, via! Auto d'Epoca ai nastri di partenza. È l'ottava edizione della Middle European Race, ormai diventata una tradizione cittadina. Un evento che permette di visitare il territorio con un percorso rinnovato e con toccate che abbracciano tutta la regione, con anche un blitz in Slovenia. Tra ieri e oggi, triestini e turisti hanno potuto ammirare gli iconici veicoli che saranno in scena in Piazza Unità anche sabato sera e domenica mattina. Auto d'epoca classiche, costruite fino al 1976, poi le Youngtimer, costruite fino al 1991, e anche le auto moderne, dal 91 in poi. Oggi è una giornata di corsa, e andiamo sul Coglio, ci sarà un bellissimo panorama per i nostri autisti di queste meravigliose auto d'epoca. E direi che è molto molto in progress questo evento, essendo l'ottava edizione, anche perché ci stanno avvicinando dei gruppi, come dire, di sponsor, di partner che hanno visto questa iniziativa crescere in qualche modo. Molto professionale, di alto profilo, con un percorso incredibilmente sofisticato e che piace molto a chi fa questo tipo di agonismo e la regolarità super classica, e ci fa molto piacere. Faremo un bel giro, adesso passeremo su tutta la Slovenia all'interno fino ad arrivare a Gorizia. Da Gorizia faremo un bel tratto del Coglio e quindi poi arriveremo a Venco. Venco, dove faremo la sosta pranzo per poi inoltrarci tutta la parte slovena per poi arrivare fino a Lig e a Canal, posto meraviglioso che probabilmente i triestini conoscono molto bene, per poi fare una sosta a Nova Gorica e poi torneremo a Trieste alle 17:30. Vi aspettiamo tutti all'arrivo e grazie a tutti. Ciao! Il Memorial Todaro di Atletica Leggera è tornato sulla pista di casa a Udine, consegnando all'Atletica Malignani Libertas Udine 16 medaglie a livello assoluto e ottimi auspici per la stagione estiva appena cominciata. C'è stato spazio anche per un emozionante podio per il già campione italiano nei 1500 metri, Matteo Spanu. La gara del giavellotto era la più attesa, vista l'intitolazione del meeting alla memoria di Pietro Paolo Todaro, ed è stata ben onorata dalla presenza di Michele Fina, che come da pronostico si è imposto con 68,20 alle sue spalle lo sloveno Duriava Anze con 64,92, e poi la vecchia gloria Carlo Sonego classe 72 che vince la medaglia di bronzo con 61 metri. Ai piedi del podio Giacomo Medeossi del Malignani con 60,63. Gaia Rattighieri, sempre del Malignani, si è imposta con 39,43 nella versione femminile della gara, seconda Sofia Panzarin dell'Atletica Vicentina, mentre il bronzo è andato all'atleta di casa Anna Pecoraro. E poi ancora nella mattinata la gara di martello ha visto la vittoria del vicentino Catalin Bodean con un ragguardevole 64,66. I due lanciatori del Malignani, Davide Vattolo e Alessandro Feruglio, arrivano rispettivamente secondo e terzo con 60,65 e 58,88. Nella gara femminile, vittoria di Martina Rebellato della Pro Patria a Milano con 49,53, terza Francesca Monai del Malignani con il personale di 43 metri. Più che confortante poi l'esordio stagionale della decatleta Alberto Nonino, che si aggiudica i 110 ostacoli con 15,05 e arriva secondo nel salto con l'asta con 4,55. Il 4,5 l'azzurro sarà a Maribor per la prima gara internazionale. Sempre del Malignani, Simone Coren guadagna l'argento nei 110 con 15,15. Il talento della Trieste Atletica Leo Domenis poi si è imposto nei 100 piani con 10,85, nella stessa lunghezza allievo del Malignani Simone Feruglio è arrivato quinto con il personale di 11,25 che gli vale il pass per la rappresentativa regionale a Brescia del 1° di maggio. E ancora nella gara femminile Valentina Lucchese della Friuli Intagli si prende l'oro con 12,21, seguita dalla neo portacolori del Malignani Margherita Petrussa, seconda con 12,29. Arriva terzo invece Andrea Chiarvesio nei 400 piani vinti da Filippo Cibin dell'Assindustria Padova.
Nella competizione femminile vince Beatrice Vattolo con 57-59, mentre terza arriva la compagna di squadra Carlotta De Caro con 59-09. E infine nel mezzofondo Francesca Gariup fa suoi i 1500 femminili, esattamente come il compagno di squadra Matteo Spanu, che davanti al pubblico di casa ha voluto correre una grande gara nella sua distanza preferita, battendo di un soffio il compagno Agostino Nicosia. Ottimo debutto anche per la multiplista Linda Virgilio, che nel lungo arriva seconda alle spalle della Trevigiana Eleonora Filipputti. Noi ora ci fermiamo in questo momento per la pubblicità e poi tra poco di nuovo qui, come detto, per il dibattito in studio. Eccoci qua, ben ritrovati, pronti per stare ancora insieme in questa mezz'ora dedicata al dibattito politico in studio. Mi hanno raggiunto come sempre gli ospiti di oggi, quindi Giovanni Govetto di Fratelli d'Italia e Francesco Pascolini di Italia Viva. Buongiorno e benvenuti. Buongiorno, grazie dell'invito. Grazie. Allora, voi come sempre ormai siete degli habitué, almeno lei invece per la prima volta viene a trovarci qui nei nostri nuovi studi, quindi insomma le do un ulteriore ancora più caloroso benvenuto. I nostri telespettatori ormai sanno, i temi viaggiano intorno a quelli che sono insomma le tematiche centrali della città di Udine, chiaramente in primis, e anche oggi parleremo di sicurezza e poi ci andremo a spostare su un argomento che riguarda l'ex caserma Cavarzella, che insomma è venuto fuori il discorso su questi 150 migranti chiamati invisibili che abitano un'ala chiamata la moschea della Cavarzerani, senza però avere le tutele degli ospiti ufficiali. Questi sono ovviamente i nostri temi. A tutto questo ci aggiungiamo quello che piace sempre, ovvero le polemiche sulla zona traffico limitato. Io partirei con il servizio del furto osteria alla Tavernetta, perché legandoci a questo e poi anche rimembrando il discorso delle ragazze che la scorsa settimana sono state aggredite, ve lo ricordate, in via Poscolle, certo, e accolte dal gestore del ristorante Banshee, che in piena serata, però non a orari allucinanti, verso le 10 di sera erano state aggredite. Ecco, allora, anzi, facciamo una roba, prima di andare col servizio vorrei proprio chiedere a voi un'introduzione, magari facciamo partire il collega che è per la prima volta qui, Pascolini, che magari ha una veduta su questa situazione. Udine, effettivamente. Poi se vogliamo ci mettiamo dentro, come abbiamo detto, il discorso sulla zona traffico limitato, c'è chi dice che si sta svuotando delle macchine, si sta riempiendo di criminali. È meno sicura? Non è più una città sicura? Non è più una città sicura. È difficile da valutare così a prioristicamente, nel senso che certamente i dati ci confermano che non c'è molto da stare allegri in fatto di sicurezza a Udine. Rimane che il problema evidentemente non è solo locale, ma un problema assolutamente esteso a tutto il territorio regionale e nazionale. È chiaro che questi fenomeni qua fanno molto riflettere, specie per chi vive la zona del centro, dove spesso purtroppo si hanno delle evidenze sui rischi che un semplice visitatore della città può correre, specie in alcune ore, specie quelle serali. Però ecco, non è che il centro cittadino ne vada esente, ahimè, mentre una volta c'erano solamente alcune aree che poi potevamo anche restringere attorno a dei luoghi chiave come la stazione ferroviaria, via Roma, eccetera, eccetera. Oggi come oggi, ahimè, anche il centro cittadino non va esente di fronte a questi atti di violenza che lasciano molto molto perplessi. Effettivamente ho delle fortissime preoccupazioni nel merito. Come si può risolvere? Poi parleremo della scelta probabile di accorpare le cariche. Lo tocchiamo tra un attimo questo punto. Sì. Lei voleva già toccarlo adesso? No, tocchiamolo tra un attimo. No, ma io diciamo partirei, poi lo approfondiamo. Ma appunto non più tardi di una settimana fa, proprio parlando di questo tema, io, come dire, avevo invitato, per fatto un appello pubblico al sindaco, a individuare almeno un assessore, uno alla sicurezza, che potesse, come dire, rispondere in prima persona e, come dire, anche essere per noi interlocutore rispetto a questo tema.
a distanza di 5 giorni, 6 giorni, sulla stampa locale, come dire, sono apparsi gli articoli in cui il sindaco fa aperture rispetto a questo versante, mi sembra, ecco, intanto ringrazio di essere stato ascoltato, e mi sembra che possa essere evidentemente un andare in una direzione, come dire, utile, avere almeno dei soggetti chiari con cui interloquire. Dopodiché, come dire, io mi unisco anche a quello che ha detto appunto il rappresentante di Italia Viva. Questo della sicurezza è un tema che ci preoccupa. Bene che preoccupi anche Italia Viva, che fa parte della squadra di governo. Sappiamo che nella squadra di governo ci sono sensibilità diverse, c'è qualcuno che appunto ritiene che in verità la situazione tutto sommato non sia così drammatica, e questo emergeva anche una settimana fa proprio in questi studi. Quindi ecco, l'appello che faccio oggi è quello alle forze più responsabili di questa maggioranza di farsi sentire, e quindi anche, come dire, su questo aspetto di come dire, far valere innanzitutto quello che è la realtà dei fatti piuttosto che non gli equilibri, come dire, di coalizione che capisco siano fragili, ma come dire, che a mio avviso passano in secondo piano rispetto a un tema così importante come la sicurezza. Allora vado un attimo a collegarmi, quindi metto tasto pausa, perché vado da Stefano Giovanpietro, che è con Rosaria Capizzi del Movimento Capozzi del Movimento 5 Stelle. Stefano, a te. Sì, spostiamoci anche su tematiche regionali con Rosaria Capozzi del Movimento 5 Stelle, perché oggi c'è stata questa conferenza molto lunga, molto sentita, perché comunque nella Commissione Pari Opportunità si stanno votando degli emendamenti, stanno cercando di passare degli emendamenti che, come si è detto, vanno contro a quelli che sono stati 40 anni di battaglie e di conquiste. Sono stati presentati da parte dei colleghi di maggioranza degli emendamenti che sono irricevibili sotto ogni punto di vista, perché sono emendamenti che vanno ad alterare non soltanto la composizione ma anche le funzioni della commissione stessa, ne snaturano il senso stesso. Dico questo perché parliamo di una commissione che nasce per promuovere le donne all'interno della società civile, all'interno delle istituzioni, e paradossalmente si assiste al contrario. All'interno di questa commissione si vuole invece surclassare proprio il ruolo delle donne. Giusto per farvi un esempio, viene sostituita la parola la presidente con il presidente, quindi aprendo la possibilità anche al che il presidente, la presidente possa essere un uomo, e quindi superando un po' quella che era un'impostazione del regolamento proprio della Commissione Pari Opportunità regionale. Questo insomma è quello che, di cui vi andrete a battere. C'è anche la questione della presidente Drusolina Marcolin, che si è detta ignara insomma di questi emendamenti, non proprio tutti le credono, abbiamo sentito le parole di Serena Pellegrino, anche com'è la vostra posizione al riguardo? Beh, la nostra posizione è di dura condanna, perché abbiamo assistito ad un modus che è deprecabile sotto ogni punto di vista. Abbiamo assistito a degli emendamenti che vanno a modificare radicalmente la composizione della Commissione, senza che però per tali modifiche sia intervenuto un passaggio né in Commissione consiliare né nella Commissione Pari Opportunità, di cui io stessa sono commissaria. E quindi posso dire in prima persona che non c'è stato alcuna discussione in merito a questi emendamenti, di cui ribadisco la ferma condanna non soltanto per il merito ma anche per le modalità con cui ci sono stati portati. Grazie mille a Rosaria Capozzi del Movimento 5 Stelle, studio, così potete discutere anche di questo. Sì, grazie Stefano, e allora faccio discutere proprio Giovanni Govetto, che era interessato al tema, partiamo da lei. Ma no, non è interessato al tema, però è chiaro che il tema della Commissione Pari Opportunità, che esiste in Regione, esiste anche nel Comune di Udine e in altre parti, è un tema delicato sicuramente da prendere convinzione. Io diciamo, la consigliera Capozzi si scaglia contro alcune modifiche che principalmente sono modifiche formali sull'incompatibilità e sulla composizione. Ecco, è vero che c'è una modifica della composizione, nel senso che l'obiettivo è, al momento, diciamo, la parte maschile è impossibilitata a partecipare alla Commissione delle Pari Opportunità, che è composta esclusivamente
esclusivamente da donne, e come dire, nulla da dire a riguardo, però diciamo si prevede la possibilità, come peraltro c'è nel comune di Udine, già che possano partecipare anche gli uomini. E dopodiché ci sono delle modifiche sulle incompatibilità, ma insomma, stracciarsi le vesti gridando allo scandalo è un modus operandi, come dire, poco trasparente, come fa la consigliera Capozzi, mi sembra francamente eccessivo. Qui la sensazione è che ci siano alcuni argomenti in generale, soprattutto quando diciamo riguardano anche un po' così il rapporto tra uomini e donne, quindi la commissione pari opportunità, l'aborto, o quando riguardano scelte come il fine vita o temi sensibili, su cui diciamo il centro-sinistra facilmente alza le barricate. La mia sensazione è che ci sia una parte politica che, quando non ha argomenti, sa che andando a parlare di pari opportunità, di aborto, di fine vita, trova comunque in qualche modo riscontro giustamente nella stampa e nei mezzi di informazione, e quindi approfitta di questo per fare delle grand bagarre che creano solo confusione, perché in questo caso c'è solo confusione. Torniamo a parlare di quello di cui stavamo discutendo poc'anzi, ovvero della sicurezza. Lo facciamo vendendo il servizio che vi avevo anticipato prima, ovvero sul furto all'osteria alla Tavernetta Udine, per poi continuare a parlare di quanto Udine sia o meno sicura. Beh, è messo che ci stiamo sorprendendo di questa criminalità che c'è, perché fare una cosa simile in Piazza Duomo, dove siamo in centro, è... Non ha parole il titolare della Tavernetta di Via Artico di Prampero, a pochi passi dal Duomo di Udine, vittima di un furto all'interno del suo locale perpetrato nella notte. Un blitz messo in atto nel giro di una manciata di minuti. Prima i ladri hanno forzato con un piede di porco la porta d'ingresso e, una volta dentro, hanno sportato il registratore di cassa. Il successo è 5 del mattino, quindi, e noi non siamo riusciti neanche a intervenire. In 3 minuti hanno scassato la porta, sono entrati e hanno tolto il registratore di cassa, quindi hanno fatto anche dei danni, ha rotto delle cose perché si metteranno al buio, e quindi sono scappati molto velocemente. Il bottino si aggira sui 2.000 euro in contanti, da sommare i danni materiali provocati, circa 4.000 euro. Una vuole che abbiamo lasciato un po' di soldi in più, abbiamo dovuto chiamare i tecnici subito per portarci un cassetto nuovo, sistemare, che hanno rotto dei cavi, hanno tirato, hanno fatto un po' un disastro, cioè, molto disagio. Chiaramente un po' di apprensione per queste cose che dispiacciono, chiaramente, perché vengono a infrangere un po' una nostra sfera di sicurezza. Senta, la domanda è un po' retorica, soprattutto dopo quello che è successo. Udine è una città sicura? Allora, devo dire che c'è un po' di perplessità adesso, perché ci sono delle situazioni che non erano mai successe, anche vedo anche in centro che dovremmo essere più sicuri. Anche mia moglie ha avuto da dire che è andata al cinema, è uscita a mezzanotte dal cinema, che può essere, no? E si è vista seguire dei personaggi strani, quindi un po' di timore c'è, un po' di paura, soprattutto per le persone sole che girano per la città, non è più molto sicura. Ecco, si parlava della possibilità di accorpare le cariche che al momento vedono la polizia locale in capo a Venanzi e la sicurezza partecipata all'assessore ad Offano. Può essere questa, le chiedo, la strada per almeno avere un po' più di certezza, un po' più di ordine e iniziare a risolvere una problematica che sta iniziando a diventare complicata? Ma, diciamo che una logica di programmazione, questo ci può stare, no? Quindi all'interno di ogni amministrazione io credo che, nella misura in cui si decida di conferire a un unico soggetto la responsabilità di un'area che è quella della sicurezza come questa, insomma, io penso che sia obiettivamente sicuramente auspicabile. Adesso il tema in realtà non verrà risolto dalla semplice attribuzione di una responsabilità a un soggetto. Il tema è che la sicurezza è un qualche cosa che noi ereditiamo, ma senza volerne dare la responsabilità anche alla precedente amministrazione, che malgrado una appartenenza ideologica di un certo tipo non era riuscita evidentemente a mettere in sicurezza la città. Il problema, come dicevo prima, è nazionale,
su Udine, si parlava prima di Cavarzerani, insomma, su Udine abbiamo 550 ospiti più 150 in questo centro di accoglienza straordinario. Giustamente prima il collega riportava le difficoltà, no, nella organizzazione di questi soggetti che vivono anche in condizioni davvero difficili, no? Adesso io credo che tutto sommato già il fatto che l'assessore Gasparin abbia fatto richiesta di rientrare nel sistema di accoglienza ed integrazione, da cui effettivamente, ecco qua forse c'è una piccola responsabilità da parte della precedente amministrazione, si era voluti uscire perché l'amministrazione Fontanini era uscita dal progetto SAI. Ecco, il fatto di aver chiesto di rientrare, devo darne atto a Gasparin, è un primo passo per cercare in qualche modo di trovare, se non altro, appoggi sulla capitale per risolvere un problema che, ripeto, non è solo locale, è un problema assolutamente diffuso. È chiaro che oggi, come ricordava prima il ristoratore che è stato oggetto delle attenzioni di questi delinquenti, evidentemente la nostra situazione cittadina è una situazione che desta non poche perplessità e preoccupazioni. È vero, diceva Govetto prima, voi fate parte della coalizione, sì. Ma noi siamo un'area di centro, che voglio precisare in questo caso qua ha trovato un'alleanza con il centro-sinistra e col civismo, ma in altri casi, vedete la Basilicata, ha trovato alleanza anche col centro-destra. Cioè, infatti noi confidiamo che anche qua poi voi troviate alleanza con noi, ecco, ma, perché diciamo tra, guarda, persone che hanno sensibilità simili, ecco. Bisogna cercare di condividere dei progetti e delle preoccupazioni, perché poi ripeto qua di preoccupazioni ce ne molte. Evidentemente noi comunque saremo una sentinella attenta in seno alla maggioranza su quello che la Giunta deciderà di fare. Abbiamo comunque un assessore all'interno della Giunta, che è l'assessore Zini, e comunque, ripeto, monitoreremo costantemente quelle che saranno le azioni volte a cercare di tutelare, specie, la sicurezza pubblica. Ecco, ha toccato tanti temi, anche la Cavarzerani, si aggancia. No, mi aggancio perché appunto Italia Viva sarà una sentinella attenta rispetto, come dire, alle scelte che vengono fatte. Questo è un aspetto che sicuramente ci accomuna, perché anche noi saremo sentinelle attente rispetto alle scelte che vengono fatte. Parto dall'accorpamento degli assessori, lo dico a chi ci segue. Attenzione, si dice benissimo, una delega ce l'ha il vice sindaco Venanzi, l'altra delega ce l'ha l'assessore Tofano, le uniamo verosimilmente nelle mani dell'assessore Tofano per creare un unico assessore di riferimento. Allora, attenzione, perché io dico, anche questo è un dato politico interessante. Cioè, abbiamo un vice sindaco che ha una grande esperienza politica e che potrebbe essere un soggetto con una capacità di interlocuzione con le altre istituzioni di un certo tipo, che però evidentemente rispetto a certi temi diversi da tagliare nastri, fare inaugurazione e, come dire, fare azioni che portano visibilità e consenso, quando c'è da sporcarsi le mani, ad esempio con la sicurezza, dice: ah no, vabbè, meglio se ci spostiamo verso l'assessore Tofano, che ha già i quartieri, che ha già gli animali, che comunque ha la prima esperienza di assessore. Allora io dico, dal punto di vista politico, se dobbiamo scegliere un assessore unico su una tematica centrale importante per la città come la sicurezza, guardare se questo assessorato va al vice sindaco che ha un certo peso o alla Rosi Tofano che ha, come dire, le sue competenze perché è avvocato, però un altro peso politico, sarà già un primo dato. E io su questo vorrei interrogare poi chi fa parte della maggioranza per capire sulla base di quali criteri eventualmente delle deleghe fondamentali per la città come la sicurezza vengono date a uno piuttosto che a un altro.
Sul resto del tema, cioè sulla responsabilità del centrodestra, io devo dire, noi parla abbiamo... dell'uscita dal progetto SAI in questo caso, dell'accoglienza diffusa, noi rivendichiamo la scelta fatta, nel senso che dal nostro punto di vista il fatto di distribuire queste persone in più sedi, coinvolgendo anche soggetti privati, quindi potendo utilizzare anche lo strumento delle locazioni, dal nostro punto di vista rende più difficile il monitoraggio della situazione, certamente dal punto di vista dell'integrazione dà dei vantaggi perché le persone sono più distribuite e quindi però dal punto di vista del controllo, dal nostro punto di vista dà una criticità maggiore. La giunta di centrosinistra decide di ritornare verso l'accoglienza diffusa, che era lo stesso sistema presente nella giunta ONSEL, liberi di farlo, però noi su questo abbiamo delle perplessità. E evidenzio come i metodi utilizzati dall'amministrazione di centrodestra, assessore alla sicurezza Alessandro Ciani, dedicato al tema 24 ore su 24, con l'apertura delle sedi dei vigili, eccetera, eccetera, hanno portato comunque gli indici della città di Udine come vivibilità e come, città ai primi posti nelle classifiche nazionali. Ora, non c'era nessun problema della sicurezza, evidentemente ci sono stati anche, nel nostro mandato dei temi, ma così tante notizie, così tanti episodi e anche, così diffusi nella città, questo dal mio punto di vista, la mia sensazione è che no. La nostra amministrazione su questo versante era riuscita ad arrivare a un livello di sicurezza in cui rapidissimamente si sta, facendo dei passi indietro. Tra l'altro, nell'ex caserma Cavarzerani, a breve dovrebbe diventare cittadella della sicurezza, con un polo della Polizia di Stato, un polo di archiviazione per le amministrazioni pubbliche, un parco pubblico, quindi... dovranno essere svuotate, dovrà essere svuotata di cose e persone entro in realtà non tanto tempo, perché si parla già dal 2025 in realtà, per poi completare tutto nel 2028. Queste persone all'interno della caserma Cavarzerani, che ricordiamo ce ne sono 550 ufficiali con i diritti che hanno e di cui possono godere, poi ce ne sono 150 invisibili, dovranno essere ridistribuite. Dovranno essere ridistribuite, tant'è vero che con l'interazione tra comune, tra il prefetto Lione e la questura, alla fine mi pare che ci sia un progetto di massima, per cui lo stesso prefetto Lione diceva che inizialmente si cercherà di riadattare un pochettino questo centro di accoglienza straordinario per poter accogliere una parte, e una parte verrà ridistribuita altrove. Per riallacciarmi a quello che diceva Govitto prima, il discorso legato al tolgo Venanzi, do alla Toffani, io penso che la logica di questa scelta sia di competenza e non di appartenenza. E quindi ragionevolmente la scelta che è stata fatta ricade su un soggetto che ha già delle responsabilità e che comunque per una questione di professionalità comunque riveste delle capacità di un certo tipo. È evidente, sono assolutamente d'accordo con Govitto sul fatto che oggi come oggi le cose stanno andando sempre peggio, ma torno a dire, è difficile dichiarare che questa situazione dipenda solo ed esclusivamente da una cattiva amministrazione locale. Non ci dimentichiamo che oggi come oggi su Udine il problema grosso è costituito dai minori non accompagnati. Allora, Udine quanti minori non accompagnati ha? 200? Centinaia, mal contati. Mi pare siano 200. Di questi che abbiano un profilo delinquenziale, tra virgolette, sarà una minoranza, suppongo. Ora, io so che sono alcuni ospitati alla Casa dell'Immacolata, al Villaggio del Sole, quello che c'è da dire è che l'amministrazione dovrebbe a questo punto cominciare a mettere dei puntini sulle i su queste cooperative che ospitano questi giovani non accompagnati, perché
l'integrazione e l'istruzione diventa determinante per poter essere accettati e integrati all'interno di un tessuto sociale che non può accettare alcune condizioni, come le baby gang, perché ci sono. Ecco, come si, cioè, chiedo, la consigliera dell'opposizione Manzan dice utilizziamo più polizia in centro, soprattutto anche nelle ore notturne, togliendola dai varchi della zona traffico limitato, ci siamo segnati questa cosa, può essere una soluzione, cioè ridistribuire le forze dove magari servono meno, penso un varco della zona traffico limitato, piuttosto che pattugliare magari zone dove effettivamente magari ci sono ragazze, come abbiamo raccontato all'inizio, che poi vengono inseguite e non c'è nessuno. È una causa anche questa della zona traffico limitato, lo svuotamento della città che è deserta la sera, cioè ecco, è così facile risolvere il problema? Non è facile, nessuno dice che sia facile, neanche la Manzana, nessuno dice che sia un problema facile, però attenzione, amministrare una città non è facile, cioè noi abbiamo a che fare con una sfida che è una sfida che richiede comunque come dire, competenze e impegno importanti, e infatti se c'è qualcuno che per caso non è adeguato alla sfida è bene che, come lo stesso sindaco De Toni ha detto, lasci le chiavi dell'auto a chi ha maggiori competenze e visione. Non è facile, e come dire, al di là dello spostamento della polizia locale, dove sicuramente anche sul versante della polizia locale bisogna fare delle scelte, bisogna avere il coraggio di fare delle scelte, perché è chiaro che poi ogni assessore e ogni ambito richiedono di avere delle forze, delle energie, delle risorse, e queste però sono limitate e quindi vanno distribuite. È chiaro che se io ho un numero limitato di polizia locale devo valutare con grande attenzione dove allocare le risorse che ho. Punto uno, dal nostro punto di vista, come dire, la priorità dovrebbe essere la sicurezza, dal nostro punto di vista. Secondo, un dato è certo, un dato è sicuro, nella zona traffico limitato, soprattutto nelle ore, negli orari in cui i negozi sono chiusi e come dire, non c'è motivo per transitare in, come dire, in quei luoghi, i luoghi si desertificano, cioè nel senso si svuotano. E noi sappiamo che laddove, come dire, un luogo è esattamente come nella fisica, ogni spazio vuoto si riempie. Quindi se tu hai un centro che per qualche ragione si svuota delle persone che vanno a fare commercio, vanno a fare il giro, vanno a fare la passeggiata, si riempie di qualcun altro. Allora, quindi in questo la zona traffico limitato incide. Ma questo lo riconoscerà chiunque, non è questo il tema, questo lo riconoscerà chiunque. Il tema è, la maggioranza dice sì, però alla lunga la gente si abituerà e, come dire, riprenderà a rifrequentare questa zona camminando e facendo. Noi diciamo, tutto bello, tutto vero, ma era il caso di partire in questi tempi e con queste modalità e con questo tipo di ZTL radicale? Perché faccio per dire, non è mica detto che la ZTL per forza deve essere 24 ore su 24, dico per dirne una, certo. Non è mica detto che la ZTL deve essere vuota di tutti i parcheggi perché è chiaro che è, come dire, una strada in cui le auto non passano e le persone a piedi non ci vanno perché i negozi sono chiusi, le attività sono chiuse, ci va qualcun altro per altri scopi, cioè questo è un tema. Vuole sì, vorrei, no, non è una risposta, è semplicemente un completamento alle riflessioni che ha fatto Govitto. Allora, io credo che insomma, l'area pedonale sia un valore aggiunto per qualsiasi città, ormai nessuna città è esente da queste scelte. Per quello che riguarda la ZTL, allora la ZTL, sì, allora troppe azioni contestuali, nel senso aumentiamo zona a traffico limitato, aumentiamo l'area pedonale,
La vedo da un altro punto di vista, cioè la aggiusterei da un altro punto di vista, non tanto sul discorso sicurezza, perché obiettivamente il discorso sicurezza, che i negozi siano aperti o chiusi, alla fine di tutto, perché i bar piuttosto che mescite eccetera eccetera, molto spesso mantengono i battenti aperti anche in orari tipo pausa pranzo o il dopo cena, per cui in realtà un certo tipo di transito comunque c'è. Il problema mio invece risiede proprio nel tema che aveva, indicato il collega sul problema della desertificazione. Perché? Perché nel momento in cui noi abbiamo delle aree tangenziali all'area pedonale che sono a traffico limitato e non prevediamo assolutamente dei parcheggi per la costruzione dei quali non ci vogliono dei mesi, ci vogliono degli anni, ecco, allora lì effettivamente c'è un qualche cosa che stride. Quindi diventa necessario invece prendere in considerazione una ipotesi progettuale un po' più ampia, dove uno dice, a fronte della scelta di questa amministrazione condivisibilissima di aumentare l'area pedonale, di aumentare la ZTL, bisognerà comunque verificare l'ipotesi allocare delle risorse per costruire. Questo credo che sia assolutamente, assolutamente determinante, e altra cosa determinante è che queste scelte dovrebbero essere maggiormente condivise con cittadini, con utenza e con i commercianti, perché altrimenti queste scelte rischiano di implodere su se stesse se non c'è accordo. Come sta succedendo? Questo è una delle mie preoccupazioni, ecco, e quindi di Italia Viva, per quello che attiene ad alcune scelte di questa amministrazione. La trovavo d'accordo. Sì, mi sembra che i punti di contatto con Italia Viva sono molto più numerosi rispetto ai punti di disaccordo, quindi ecco, sono fiducioso. Trattativa che... in diretta. Va bene. Noi abbiamo concluso questo spazio dedicato al dibattito, e quindi grazie a Francesco Pascolini di Italia Viva e a Giovanni Govetto di Fratelli d'Italia. Grazie, arrivederci. Grazie a voi per questa prima parte, ma ovviamente non scappate, perché tra poco andremo a parlare soprattutto di Udinese in generale, di sport. A tra poco. Eccoci qua, terza e ultima parte di Friuli in diretta, che apriamo tornando per la terza volta al nostro Omar Costantini, che si trova al confine, veramente viaggia ovunque in giro per il Friuli. Omar, a te. Sì, tra l'altro si dice che il 3 è il numero perfetto. A parte gli scherzi, siete collegati in diretta col valico internazionale di Venco. Siamo al confine tra i comuni di Dolegna del Colio da una parte e Burda dall'altra, a Dobro, lo ricordiamo. Siamo al cippo 47 del già confine orientale, come potete vedere anche la segnalettica, per raccontarvi un po' quello che sta accadendo nelle ultime ore, soprattutto in vista anche del passato, anzi dell'attuale in corso ponte del 25 aprile e del 1 maggio, perché come sapete i controlli di frontiera, e invito Francesco Zilli a inquadrare, sono operativi almeno sul fronte italiano, mentre chiaramente la Slovenia ha mantenuto Schengen, dunque lascia andare fuori senza tanti giri di parole. Dall'avvio dei controlli, pensate, a marzo sono state controllate 270.000 persone e 150.000 veicoli, 2.220 gli stranieri irregolari rintracciati e 1.330 i respinti, 18 sono le persone arrestate, di cui poco più della metà per le reati legati all'immigrazione. Questo chiaramente nei controlli che vengono effettuati sia in entrata sia in uscita Stato. Qui a Venco stanno operando chiaramente i carabinieri che fanno parte del battaglione, 13° battaglione carabinieri, reggimento del battaglione del 13° Friuli Venezia Giulia, insieme anche ai colleghi delle varie stazioni legate sia alla compagnia di Gorizia e sia per quanto riguarda quella di Gradisca di Sonzo. Noi siamo sotto, dicevo, il comune di Dolegna del Colio, e per competenza territoriale qui agisce in un certo senso Gradisca, mentre Gorizia inizia subito dopo Cormos, per la precisione da Capriva in poi siamo territorialmente sotto Gorizia come compagnia dei carabinieri. Controlli continuano.
normale routine, perché questo comunque non è un valico, caro Alessandro, di tanto traffico, più che altro un traffico transfrontaliero, perché vicino a qui c'è il distributore di benzina e dunque i cosiddetti turisti del pieno approfittano di attraversare quello che era una volta la cortina di ferro qui a Venco, fare un salto nella vicina Slovenia, nella borda sloveno, dunque nel collio sloveno, per rifornire la propria macchina e magari fare, approfittare anche per fare shopping, visto che c'è ancora un po' di convenienza per quanto riguarda sia il pieno e sia il resto, sigarette, carne e via dicendo. Va detto la verità che chi abita come me, che è a fascia zero col confine, non conviene andare in Slovenia perché risparmi un centesimo al litro. Allora, questa è la situazione, Venco, diciamo così, la fluidità va e viene, e io chiuderei qui dal cippo 47 del confine di Stato italo-sloveno. Schengen di qua non c'è, di là invece c'è, perché loro sono abituati così. Nazdravie! Grazie, grazie al nostro Omar Costantini per tutti i collegamenti. Adesso siamo pronti per dare il benvenuto a Davide Marchiolla, giornalista di Tutto Udinese. Ciao Davide, ben trovato. Buongiorno a te Ale, buongiorno a tutti gli amici di TV12. Sei qui in una giornata delicata, sei qui in un momento delicato. Partiamo però analizzando il punto di vista sportivo. Insomma, ce l'avamo sentiti, anzi eri stato mio ospite martedì, giornata della conferenza di presentazione di Fabio Cannavaro, che poi in realtà è stata l'unica, visto che poi ovviamente il giorno successivo, il precedente alla gara con la Roma, non ha parlato Fabio Cannavaro, proprio perché aveva parlato poche ore prima, ha parlato nel post gara con la Roma e non ha nuovamente parlato invece quest'oggi, che tecnicamente, insomma, da routine si sarebbe dovuta tenere la conferenza dell'allenatore dell'Udinese in vista della gara contro il Bologna. Ovviamente, avendo parlato due volte in pochi giorni, è stata presa questa scelta. Partiamo riavvolgendo il nastro, però, analizzando il KO con la Roma, e io vado a collegarlo alla vittoria di ieri del Frosinone, che ha battuto la Salernitana. Possiamo rivedere se si riesce la classifica e la giornata numero 34. Questa è la classifica e vedete che il Frosinone è tornato alla vittoria battendo la derelitta Salernitana e di fatto condannandola aritmeticamente alla Serie B, quindi la prima retrocessa è la Salernitana. Il Frosinone però, che non solo ha vinto ma si è staccato di 3 punti dall'Udinese, agguantando e andando a prendere Verona ed Empoli, che devono ancora giocare, l'Empoli con l'Atalanta, il Verona con la Lazio e l'Udinese col Bologna, tutte e tre in trasferta, queste tre squadre che ho appena citato, tutte e tre impegnate su campi difficili contro squadre impegnate nella lotta europea. Però lì in alto nella grafica si vede il 3-0 del Frosinone contro la Salernitana. Partiamo da qui e ti chiedo quanto è stato duro questo doppio colpo, di fatto, perché il gol di Cristante è stato il primo pugno in faccia, l'ennesimo in realtà di una lunga serie, ma il primo degli ultimi 2 giorni, e ieri sera, che però era già più prevedibile, la vittoria del Frosinone, che ha, insomma, ufficialmente piazzato l'Udinese per la prima volta nelle ultime tre. Beh, allargherei anche alla partita con l'Inter, perché l'epilogo è stato identico nelle ultime tre partite. Ma possiamo anche allargarlo all'epilogo col Verona, all'andata, al ritorno. Allora, sì, però ecco, sai, abbiamo assistito a 3 partite in fila con 3 errori in fila nel finale, tutti e 3 all'ultima azione, tutti nell'arco quindi di queste 2 settimane, poco più, cioè c'è questa aggravarsi, mi verrebbe da dire, di un problema caratteriale già bello evidente, perché appunto non sono i primi gol che prendiamo allo scadere, ma prenderli così in fila fa capire quanto questa squadra probabilmente si è impaurita e si sente nel momento. E purtroppo, come ti avevo detto l'altra volta proprio qua in studio, è purtroppo il modo migliore per finire più in basso in classifica possibile, essere dominati dalla paura. Purtroppo con la sconfitta contro il Verona sapevamo che il Frosinone aveva una partita abbordabile e che quindi ci avrebbe probabilmente scavalcato, quindi si sta creando un po' una situazione già per certi versi attesa. E sai, il dire il perché stia accadendo è complicato, oltre a risottolineare per l'ennesima volta purtroppo dei difetti strutturali in questa squadra, perché poi l'errore che fa João Ferreira nel concedere il calcio d'angolo, di spiegazione tecnica ne ha poco, se no è tutto un problema mentale. Tra l'altro mentale. Lì molti danno sì la colpa a un João Ferreira che è stato impreciso, sì, e anche in realtà Wallace sì, che certo, arriva questo pallone, lui guarda al campo, quindi lo stoppa male di petto, ma poi non va in seguire quel pallone scaraventandolo fuori dallo stadio,
lo scarica, diciamo come un Ponzio Pilato qualsiasi, a un João Ferreira che magari era anche in difficoltà, era sotto pressione, perché João Ferreira effettivamente, non in maniera proprio clamorosa, ma era un po' avvicinato da un giocatore della Roma, non evidentemente, non sapendo quanta distanza ci fosse tra lui e l'avversario, si agita, la spazza male. Però la colpa è di João Ferreira che la spazza male, di sicuro, ma anche forse di Wallace che non va a scaraventare via quel pallone dopo averlo lasciato lì a mezza strada. Mi verrebbe da dire è colpa di tutti, perché poi alla fine su quel calcio d'angolo i giocatori della Roma ce ne sono tre, nostri sette, eppure la prende Cristante e segna. Tra l'altro nel rettangolo di Cristante in un metro quadro c'erano quattro giocatori, esatto, dell'Inese proprio a quadrato, e in mezzo è Cristante che la prende di testa. Quindi è stato proprio un quadro purtroppo brutto e che sottolinea le difficoltà di questa squadra. Poi chiaro, spicca quella mala svirgolata, ma appunto poi se andiamo a ricostruire c'è un Wallace che poteva sicuramente evitare proprio in principio tutto quello che è successo, ma io credo che abbia fatto quello stop incerto, perché era indeciso se lasciare andare fuori, se mandarla fuori, o se provare subito a reimpostare in avanti l'azione per provare a ribaltare il fronte, perché comunque si è visto che l'Udinese voleva tentare. C'era anche andata vicino con Luca in realtà. Sì, e poi sì, nel pensiero, purtroppo nel calcio, quando pensi quel secondo in più, poi accadono questi errori. Ecco, è stato più duro il gol di Cristante o la vittoria di ieri del Frosinone con la Salernitana? Penso al gol di Cristante, perché credo che la vittoria del Frosinone fosse abbastanza qualcosa di scritto, almeno, cioè, talvolta per carità i miracoli nel calcio accadono, ma la Salernitana purtroppo... L'aveva già fatto col Sassuolo la Salernitana, il miracolo. Sì, però come vediamo il Sassuolo purtroppo è a braccetto più o meno con noi, con noi poco sopra le campane. Il Frosinone comunque abbiamo visto che è una squadra abbastanza viva, ha un modo abbastanza monocorda di giocare, ma delle individualità molto interessanti le ha, mi viene in mente in primis sulle... Quindi era un po' una vittoria attesa, almeno proprio di una risposta di particolare orgoglio dei campani, che però purtroppo in questa stagione, anche quando hanno messo l'orgoglio, hanno messo tutto quello che avevano in campo, difficilmente sono riusciti ad arginare gli avversari. Quindi credo che fosse un segno uno abbastanza scritto. Quel gol di Cristante, per quanto il pareggio non spostasse particolarmente la classifica dell'Udinese, però appunto prendere il terzo gol di fila all'ultima azione degli avversari. Guarda quanti punti avresti soltanto togliendo gli ultimi tre match: Inter, Verona e Roma, avresti 1-1-1, totale fa 3, saresti a 31 con Verona, Empoli e Frosinone. Sono questi tre i gol più pesanti? Oppure nella lettura più ampia vai a ripescare anche quello con l'Atalanta all'andata, Milan, Fiorentina, Sassuolo, Verona all'andata? Quel gol dell'Atalanta allo scadere con Ederson è stato, credo, forse un po' un punto di rottura, perché comunque era un Udinese che aveva appena vinto a Milano, stava vedendo la seconda vittoria di fila. Si sarebbe anche rilanciata mentalmente. Avrebbe fatto dopo una prestazione gagliarda, avrebbe fatto altri tre punti. Prendere quel gol lì in una squadra che purtroppo era fragile, temo abbia proprio bloccato sul nascere un po' le ambizioni di Udinese. Poi chiaro, non è stato l'unico errore, perché poi anche col Torino l'avevamo sbloccata noi per una volta negli ultimi minuti, riusciamo a prendere il gol del pareggio negli ultimi minuti, quindi ce ne sono state poi diverse le situazioni in cui l'Udinese purtroppo ha buttato punti. Mi viene, ecco, un po' come momento iniziale del tutto, forse quel gol di Ederson effettivamente ha dato un po' i primi segnali di cedimento. Poi c'è da dire che questa squadra proprio in generale non vince, perché quattro vittorie sono proprio un bottino magrissimo. Sì, assolutamente. Senti, in tutta questa situazione, adesso andiamo a vedere il servizio, è stato esonerato ovviamente Sottil prima, è arrivato Cioffi, è stato esonerato Cioffi, dopo un buon avvio la squadra si è persa, ha spento completamente quel fuoco che sembrava poter avere nelle prime gare del Cioffi bis, si è arenata, si è incupita, si è appiattita, via Cioffi dentro Cannavaro, esordio in Serie A che peggio di così probabilmente per un allenatore io non ne ricordo, già esordire in una gara finita quasi o comunque in cui bisogna giocare l'ultimo quarto è difficile, poi però si riesce anche a perdere in quei 20 minuti, veramente drammatico, e in tutto questo sembra, almeno ci sono delle voci, sembrano essere anche state in parte confermate, di un ulteriore addio anzitempo, ovvero prima della fine della stagione, quello di Federico Bazzaretti, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese. Andiamo a vedere il servizio e poi ne parliamo insieme. Tra un attimo andiamo a vedere il servizio. Prima facciamo una cosa, prima ti chiedo a te, è vero, in molti
danno la colpa di questo, che tutto quello che succede, a una campagna acquisti che in estate aveva lasciato un posto, aveva fatto un po' storcere il naso e che a gennaio non è stata migliorata. C'è anche in realtà chi dice che la stessa squadra, dal punto di vista tecnico, con gli stessi valori, avrebbe ottenuto una salvezza tranquilla se non avesse avuto delle debolezze mentali. Quindi il problema non è i giocatori sono forti o no, ma i giocatori mentalmente ci sono o non ci sono. Non hanno capito dove sono, non hanno capito la situazione, perché la stessa squadra con la partita finita al 90esimo avrebbe 7-8 punti in più. Non vado ad allargare il conto ai 18 punti dell'ultimo quarto d'ora. Solo al 90esimo avrebbe 7-8 punti in più, di fatto sarebbe salva. E quindi qualcuno dice no, non è vero, è una squadra a cui manca carattere. E questo carattere lo deve dare anche la società e una figura che era importante, come quella di Pierpaolo Marino, che secondo molti è stata una grave perdita. È arrivato Federico Balzaretti che, diciamo la verità, a Udine sappiamo che la squadra non necessariamente la fa il direttore sportivo, perché è una scelta con l'ampia rete di scout. Però se dovesse essere effettivamente confermato l'addio di Balzaretti, che cosa si può dire a riguardo? È mancata la sua figura, è stato poco vicino alla squadra, poco, diciamo, cattivo quando doveva esserlo, i giocatori sono stati troppo assecondati? Ma sai, lì purtroppo non abbiamo contezza al 100% di Balzaretti come si rapportasse con la squadra, quindi dare un giudizio in merito alla sua metodologia di lavoro è complicato, perché non lo può dare solo chi è all'interno. Sicuramente si sono visti risultati ben magri, ecco, quello penso lo si possa ampiamente dire, perché comunque per Paolo Marino è un decano in questo senso, ha anni e anni di esperienza alle spalle, ha vissuto tantissime situazioni, ha vissuto tantissimi giocatori. Diciamo che ecco, sui tocchi taumaturgici ci credo leggermente poco, nel senso che non so quanto sarebbe migliorata la situazione con un Marino ad arringare, se mi passate il termine, la squadra. Sicuramente ecco, avrebbe portato quel qualcosina in più. Quando parlo di difetti nella costruzione della squadra è perché credo che al di là di tutto quella situazione si potesse evitare se quei due o tre elementi, anziché essere giovani che si è andato a prendere, magari a prendere un due o tre elementi che conoscevano già la categoria, e allora lì magari mitigavi un po'. Poi è chiaro, ci devono essere direttive della società che indica chiaramente che strada bisogna perseguire, qual è l'obiettivo, arrivare nella metà sinistra, salvarsi e basta, fare 40 punti anche risicati. Un direttore sportivo che deve sapere toccare le corde giuste al momento giusto, aiutando, coadiuvando il tecnico nel momento giusto. Cioffi era coadiuvato da Marino, aveva anche altri giocatori Cioffi nella sua prima avventura, perché avere De Ulofeo e Beto ti sposta, e Molina ti sposta Udoge, è un elenco abbastanza lungo, ti sposta abbastanza. Però è chiaro che anche essere aiutato da Marino nella gestione di certe situazioni probabilmente era un più. Ecco, si poteva proprio iniziare a evitare il problema alla radice, evitando magari di acquistare 15 giocatori con nessuno oggettivamente che avesse esperienza in Serie A. C'è zero minuti. Perché Luca è quello che conosce italiano, meglio, che conosce il calcio italiano, però ha fatto solo B. E quello conta. Assolutamente. Vediamo il servizio adesso su Federico Balzaretti, che potrebbe lasciare Udine dopo neanche un anno e prima della fine della stagione. Non accenna a placarsi l'alta marea in casa udinese, che oltre che sul campo sta vivendo un momento delicato anche dietro la scrivania. Il sereno passa inesorabilmente dalla conquista di una salvezza che settimana dopo settimana diventa sempre più nuvolosa, tanto per continuare ad utilizzare metafore meteorologiche. Il Frosinone ha infatti battuto, come era abbastanza scontato che fosse, la Salernitana, portandosi a quota 31 e agganciando momentaneamente Empoli e Verona e staccando di fatto di tre lunghezze le zebrette impegnate poi in quella di Bologna. E in un'annata dove tutto sta andando storto tra infortuni, errori imperdonabili e tanta sfortuna, c'è una figura che potrebbe lasciare il Friuli anzitempo. Si tratta dell'attuale responsabile dell'area tecnica bianconera Federico Balzaretti. Nelle ultime ore sono circolate tante voci sul futuro dell'ex calciatore di Palermo e Roma, tra le altre. Voci che trovano una parziale conferma. Il rapporto tra Balzaretti e l'Udinese sembra davvero essere giunto al capolinea. Si va verso questa soluzione, che però si concretizzerà nei prossimi giorni, probabilmente lunedì. In ogni caso Balzaretti non dovrebbe essere sostituito, almeno non immediatamente. Il team di lavoro resterà quindi il medesimo, con Andrea Carnevale che opererà con maggiore vicinanza nei confronti della squadra. Ulteriore mossa che potrebbe servire per dare una scossa e responsabilizzare ancora di più i giocatori dopo l'esonero di Cioffi e l'arrivo di Cannavaro.
Adesso tocca a loro tirare fuori l'Udinese dalle acque torbide in cui si trova. Mancano 450 minuti alla fine del campionato. Il tempo sta per scadere, adesso va onorata una maglia, una città, una regione, tutta tinta di bianco-nero. Ecco, è una sconfitta un po' per tutti, in ogni caso, vedere un responsabile della tecnica eventualmente detronizzato, diciamo così, prima della fine della stagione. È la conferma di un'annata storta sotto ogni punto di vista. Sì, post gara con il Verona devo dire che non è stato bellissimo vedere le sue dichiarazioni in cui confermava abbastanza senza problemi Cioffi, per poi vedere invece che c'è stato un cambio di rotta proprio nelle ore immediatamente successive. C'era la sensazione già lì proprio di una mancanza di comunicazione, di una mancanza anche di comunicazione interna, che di solito è sintomo di una situazione non proprio chiarissima, purtroppo. C'è poco da fare, è stato un dato abbastanza lampante e oggettivo, quindi chiaramente è un po' sì, una, difficile da commentare, perché non ci siamo mai ritrovati in una situazione così tanto difficile. Siamo stati abituati magari ad annate in cui l'Udinese aveva delle difficoltà, però poi la nave in qualche modo la portava in porto. Credo che sia veramente la prima stagione in cui c'è la sensazione che con tutta la somma di errori fatti questa nave possa affondare prima di attraccare. E quindi il perché è difficile, perché comunque a differenza di tante altre rivali è una società con tantissime di esperienza ed è complicato capire da dove siamo nati certi errori, certi difetti e certi difetti. Balzaretti probabilmente ha pagato l'inesperienza, mi viene da pensare, perché probabilmente forse poteva prevedere certe cose e gestire in maniera un po' diversa. Purtroppo è comunque un dirigente alle primissime esperienze. A Vicenza aveva raccolto una situazione non brillantissima e non finì proprio bene. Ecco, ad Udine forse il compito paradossalmente era un po' più semplice, perché poteva appoggiarsi a una rete di scouting già consolidata, ma forse appunto nella gestione della situazione del gruppo e di certe circostanze che si sono venute a creare ha pagato l'inesperienza, perché un conto è gestire certe cose da giocatore in uno spogliatoio, ed evidentemente tutt'altro conto è andare poi a risolvere certi problemi quando sei un dirigente. È questo, assolutamente questo il fatto. Nel servizio chiudevo dicendo che adesso bisogna provare ad aggrapparsi a un minimo, se non dal punto di vista della fortuna, che in realtà poi quest'anno non ci ha molto badato, poi non è sfortuna se prendi sempre gol al 95esimo, è un errore che ripeti, però diciamo che non è che la fortuna in assoluto sia stata molto dalla parte dell'Udinese. E allora, se non ci si può aggrappare alla sorte, se non ci si può aggrappare alla forza tecnica di una squadra che ovviamente magari non sarà da 18° posto, ma evidentemente non ha valori così importanti per dire siamo così più forti. Io continuo a ritenere che l'Udinese sia la squadra più forte quasi dell'intera parte destra della classifica, di sicuro delle ultime 8. Ma evidentemente non così tanto più forte da poter sopperire anche a determinate carenze, perché l'Inter fa un errore, poi però fa 2-3 gol, l'Udinese fa un errore e evidentemente poi non riesce a sovvertire questa tendenza. Ci si può aggrappare a questo punto all'orgoglio di questi giocatori, oppure, come dicono in tanti, no, nemmeno a quello? Beh, si può sperare che abbia una reazione d'orgoglio, perché comunque per tanti ragazzi è una stagione che comunque ha un peso anche a livello nella loro carriera, perché voglio dire, penso per esempio a Samardžić e Lovrić, un osservatore esterno come li giudica dopo quest'annata, dopo un'annata del genere? Poi vabbè, Sandy purtroppo adesso è infortunato, quindi magari anche un po' generoso, però in linea generale in tutta la stagione, cioè, che valutazione dà un po' dare uno all'esterno di quello che vede? Perché poi dall'esterno comunque si colgono certe cose. Ci sono diversi ragazzi che non stanno dandogli le giuste risposte e si può sperare che anche in ottica mercato estivo inizino a darti quel qualcosa in più, ad avere una reazione e magari almeno anche solo di nervi per far vedere, no, io non sono quello che hai visto fino alla 34esima giornata, sono un po' diverso, in questa squadra posso portare la salvezza io. C'è da dire che si rischia il contrappasso di andare dal senso opposto, le giocate individuali frenetiche del tipo adesso la risolvo io,
alla carica da solo e poi per dirti, Samardžić contro il Verona mi ha dato un po' quella sensazione, mi ha dato la sensazione di un ragazzo che voleva incidere, voleva fare quel qualcosa in più mettendosi in mostra, però a suon di dribbling poi quando andava poi non, decidi, non metti la giocata che sia il tiro o l'assist finisci in un nulla purtroppo, quindi devi anche un po' andare un po' a immettere quella tua voglia di svoltare in giocate che servono a tutto il gruppo, perché sennò poi è inutile. L'Udinese di Sassuolo è la squadra con la freccina verso il basso più di tutte. Sì. Perché sì. Adesso il Frosinone di fatto con la vittoria di ieri deve avere la freccina verso l'alto in un giochino. Il Verona ce l'ha, come non parliamo del Lecce e del Cagliari. Forse l'Udinese a questo punto, ecco, ti faccio questa domanda. L'Udinese su chi deve fare ora la corsa? Sul Frosinone, sul Verona, sull'Empoli o su tutte e tre? Sul Verona diventa complicato perché comunque non hai nemmeno lo sconto diretto a favore. Fortuna vuole che comunque da un certo punto di vista con Empoli e Frosinone devi ancora giocare la gara di ritorno. Devi cercare di far sì che abbia un'utilità. Devi cercare di far sì che abbia un'utilità e che comunque tu possa andare contro queste squadre con l'ambizione del se vinco cambio tutto. Non avere il destino nelle tue mani sposta, perché comunque avere il vantaggio dei due risultati su tre sposta, però comunque lo scontro diretto di ritorno contro due delle tre squadre che ti stanno immediatamente sopra c'è ancora. Bisogna vedere, bisogna sperare e fare in modo che non scappino in queste due giornate in cui affronteremo Bologna e Napoli. Poi è chiaro ed è lampante che verrà tutto deciso dal filotto di tre scontri diretti che l'Udinese ha nelle ultime tre giornate. Di fatto è quello il punto, fare in modo che l'Udinese arrivi il più lontano possibile avendo ancora la possibilità di riuscire a salvarsi. Ti chiedo, quale tra le tre, Verona a Roma con la Lazio, Empoli a Bergamo con l'Atalanta o Udinese a Bologna con il rossoblu di Diego Motta, quale tra queste tre squadre ha l'avversario più difficile, visto che tutte e tre poi si giocano qualcosa di importante? Guardando la classifica verrebbe proprio da dire l'Udinese. Temo proprio che ce l'abbiamo noi, l'avversario più difficile, perché sarà un avversario anche arrabbiato da quello che è successo all'andata, dove fu l'Udinese a fare la voce grossa. Un po' una gara spartiacque per il Bologna, se vogliamo, quella, perché comunque erano già pronti un po' tutti i titoli. Il Bologna ha finito, il Bologna ha staccato la spina. Perché all'andata arrivava un Bologna da un filotto di vittorie, esatto, da un momento magico, e si ruppe tutto quello proprio con l'Udinese. Bravi loro poi a mantenere l'attenzione. Esattamente. E a non sciogliersi. Sembrava tutto rotto, perché poi a conti fatti quella sconfitta li ha resi più forti, perché poi sono ripartiti. E in un campionato dove il quinto posto basterà per la Champions, loro sono comunque quarti con margine. Con margine e quasi più vicini al terzo posto che non al quinto. Esattamente, e quindi voglio dire, il Bologna può fare sogni di gloria in questa stagione, perché comunque credo che Bologna sta lavorando bene da un po' di stagioni, ma credo che nessuno se lo aspettasse così tanto in alto. Quindi quando sei sull'aria dell'entusiasmo, poi prendi galoppi e vai. Noi siamo all'opposto, siamo in una situazione invece mentale completamente diversa, una delle stagioni più brutte nella storia recente, e quindi chiaramente forse anche la stagione più brutta, forse. Ma sai, io posso, avendo una certa età, mi adeguo e mi adatto. Probabilmente ci sono state annate peggiori se andiamo indietro quei decenni, però sì, ecco, nella storia recente, nella storia recentissima è la più è brutta. Peggiore. Poi non mi inoltro in andare troppo nel passato, perché poi ci sono annate sicuramente che sono andate anche peggio, però sono due proprio sentimenti opposti che inevitabilmente fanno sì che il Bologna sia in questo momento l'avversario peggiore da affrontare per l'Udinese. Questo assolutamente sì. Dovremmo avere il servizio di Stefano Giovanpietro, che ci fa un po' il punto a tutto tondo di un Udinese che adesso deve combattere contro se stessa, ma che non ha più il futuro e il destino necessariamente nelle proprie mani. Vediamo. Non volge al sereno la situazione per l'Udinese per quello che riguarda la lotta salvezza, e mai come ora bisogna serrare i ranghi e interpretare le ultime gare come autentiche finali. Sì, è vero, è un cliché consumato nel calcio, ma le parole di Biol sono quelle più giuste. Dobbiamo mostrare adesso carattere, siamo giocatori veri e sono sicuro che facciamo queste ultime partite sulla fine, sul massimo, e che salviamo, no? Questo è un obiettivo che c'è adesso, è importantissimo, no? È
per Udinese, per Udine, per tutto. Udinese non può giocare in Serie B. Il quintultimo turno del campionato non è iniziato al meglio, ma tanto ci si attendeva, con il Frosinone che ha strapazzato una Salernitana ormai disciolta, oltre che un pochino sfortunata. I ciociari, dopo tre pareggi consecutivi, hanno ritrovato il successo imponendosi 3-0 allo Stirpe e agganciando provvisoriamente Verona ed Empoli, che sarà proprio prossimo avversario della squadra di Di Francesco. Ora l'Udinese è sola, per la prima volta in questo campionato, al terzultimo posto, a 2 punti dal Sassuolo, penultimo e che giocherà al Franchi di Firenze, e a 3 dal terzetto di squadre davanti. La situazione è pericolosa, soprattutto se si considera che il prossimo avversario sarà il Bologna di Thiago Motta, la squadra più in forma del campionato e che ancora ricorda bene la ferita della gara d'andata, dove l'Udinese impartì una vera lezione di calcio alla squadra che sta veleggiando verso la prossima Champions League. Dal 2000 in poi, in mezzo a tante buone stagioni o ad annate tranquille, ci sono stati dei finali di altissima tensione, in cui però la squadra non era mai stata così messa male in classifica. Per questo l'ostacolo da superare è altissimo per Cannavaro, che in poche ore di preparazione del match avrà dovuto toccare le corde giuste per tentare un bis dell'impresa dell'andata, perché l'imbuto si stringe, la quota salvezza rischia purtroppo di alzarsi. Calcoli precisi ancora non se ne possono fare, ma su 15 punti disponibili, la metà, 7 diciamo, non sembrano poter essere sufficienti. Ergo bisogna vincere, come ha sottolineato il nuovo mister, anche se sulla carta sembra impossibile, per provare a rimettere pressione a chi sta davanti e cercare di mettersele dietro per non arrivare ai 3 scontri diretti finali, forse 2 con l'acqua alla gola. Ventura salvò i bianconeri dopo Hoxson, Spalletti dopo De Canio, lo stesso De Canio dopo Colantuono, 2 volte Tudor dopo i pasticci di Oddo e Nicola. Ora tocca a Fabio Cannavaro regalare ai bianconeri una nuova impresa salvezza per il 30° anno consecutivo in Serie A. Speriamo che si arrivi veramente a questo traguardo. In realtà stavo riflettendo, se l'Udinese le vince tutte e il Frosinone le vince tutte e l'Empoli le vince tutte, il Frosinone non può vincerle tutte. Giustamente, se l'Udinese le vince tutte, arriva a pari punti, e il Frosinone vince tutte tranne quella con l'Udinese, si arriva a pari punti. E avrai lo scontro diretto a favore, perché l'andata è pareggiato. Quindi. Però ci sarebbe andata e ritorno nel play-out, nello scontro giusto, se non si arriva a giusto, più perché di... Io questa innovazione, no, però dell'anno scorso con lo spareggio... Tu dici bene, perché se si arriva, stesso discorso, no? Se tutte quante arrivano a pari punti, più di 2 squadre, si fa, sì, classifica, si fa avulsa, classifica avulsa. Ed ecco che in questo caso... Gli scontri diretti pesano. Fondamentali. Sì. Quindi l'Udinese sotto col Verona, dipende che cosa accadrà con l'Empoli, sì. Però se nel nostro ragionamento le vince tutte, vuol dire che vince anche con l'Empoli, e quindi ce l'avrà a vantaggio, a favore, e poi dovrà vincere con Frosinone. Ma se si arriva anche battendo Frosinone a pari punti, anche avendo lo scontro diretto a favore, andrai allo spareggio, che quest'anno però non sarà in campo neutro, ma andata e ritorno. Quindi sì, che finale pazzesco di stagione. Ascolta, facciamo la formazione dell'Udinese insieme, ci proviamo. Beh, dai, c'è solo un giochino facile ultimamente, purtroppo, è fare la formazione, visto che più o meno le scelte sono quelle anche contro la Roma. Di sicuro Okoye in porta? Sembrerebbe confermato. Perez, Viola e Christensen. A questo punto Christensen, dopo l'erroraccio di Ferreira, non credo. Già prima Joao non era proprio ormai la prima scelta come braccetto, quindi credo che ormai si la scelta su danese sia fatta. Sì. A destra e a sinistra tornano Isibue e Camara? Allora, io penso di sì, ma vedo c'è un da dire, c'è da dire una cosa: sarà una gara di grandi ripartenze. Uno tra Zemura e Bosele, più Zemura, sinceramente, per quello che ha mostrato anche contro la Roma, me lo giocherei io, sinceramente. Però la logica porta a Isibue e Camara, perché sono quelli che ultimamente hanno dato più garanzie. Però il Bologna attacca tanto, ti lascerà qualche spazio per ripartire. Un giocatore di gamba su una delle due fasce credo che potrebbe dire la sua. In mezzo ancora a 2, sì, credo, Pagero e Wallace o Zarraga Wallace? No, credo Pagero e Wallace. Pagero Wallace, anche per una prestanza fisica dell'argentino. Sì. E davanti Samardžić, Pereira e Luca. Anche perché di alternative, cioè questo è un ulteriore fatto, no? Di alternative ne hai poche, con Giannetti, Lovric e Toven, che mai come adesso sarebbe fondamentale avere, invece anche qui no, perché poi questa è proprio sfortuna. Sì, sì, vero, però allora, sai, meno che non ti giochi Brenner, però difficile. Allora, quando hai tutti questi acciacchi muscolari, forse non è fortuna. Qualcosa forse non ha funzionato negli allenamenti, perché sai, 1-2 acciacchi muscolari ci stanno. Una sfilza inizia a diventare
un campanello di allarme, quindi anche lì io sfortuna nel calcio, sì, magari in certi episodi, però poi spesso se si va ad analizzare bene il perché e il per come, si notano dei pattern. Nelle lesioni muscolari dell'Udinese ho notato sinceramente qualche pattern, e ne abbiamo avute in fila proprio talvolta, sono proprio stati dei filotti che ti danno la sensazione purtroppo di qualche difetto nella preparazione. Poi non mi lancio in dare colpe assolutamente, perché non è un campo che mi compete quella della preparazione, certo, atletica, però avere dei grappoli tra virgolette di infortuni muscolari fa come minimo un attimino venire un punto di domanda. Chiaro che adesso, andando poi sul concreto, la coperta è corta, io Brenner lo vorrei vedere, sinceramente. Cioè a questo punto la Paola, tanto peggio di così non si può fare, sinceramente. A un certo punto vediamo che tanto abbiamo visto che questi che giocano ci hanno portato qui. Eh sì. Peggio di così, difficile fare, vediamo chi non ha mai giocato. Almeno a gara in corso. Però non 5 minuti, magari 20. No, una mezz'ora, insomma, uno spezzone di gara che possa incidere sulla partita. Una coppiata d'attacco con Luca, con una seconda punta vera a girargli intorno e un trequartista, io credo si possa vedere, non credo sia impossibile. Pensi che Cannavaro possa avere anche magari la pazzia di provarci? Beh, sai, se le cose si dovessero mettere anche perché non in tutto nel modo... questo, anche Cannavaro si sta giocando tantissimo nella sua carriera. Quello sì, sicuramente, cioè... sai, se non si dovessero mettere le cose nel modo giusto, con anticipo... A quel punto, sai, c'è chi non la legge la gara e c'è chi invece magari tenta, legge. No, più che legge, la tenta la mossa della disperazione, la classica mossa della disperazione. Non va incontro a un destino segnato. La etichetti come mossa della disperazione, ci provi. E poi dice, vabbè, io almeno il mio l'ho fatto. Tornando a 20 anni fa, quasi, il buon Cosmi, quando lanciò Goitom contro l'Inter, poi Enoch ha avuto una carriera normalissima, però quella volta gli pagò la scelta perché poi fece gol, quindi talvolta queste mosse della disperazione, di rado, ma talvolta funzionano. Assolutamente, invece il Bologna come ce lo aspettiamo in campo con in questo 4-1-4-1 ormai sì, diventato marchio di fabbrica? Sarà 4-1-4-1 con folate molto importanti soprattutto sugli esterni, perché tra Orsolini, Ndoye e la fantasia di Zirkzee che comunque oltre ad essere punta riesce tantissimo a legare il gioco perché ha una tecnica, un tasso tecnico molto importante, quindi sarà un avversario molto, molto complesso da riuscire a ingabbiare, perché comunque ha tantissime soluzioni offensive. È vero, manca Ferguson, ma è uno dei tanti, poi verrebbe da dire. Assolutamente, c'è Fabian, l'ex futuro dell'Udinese. Chissà come sarebbe andata con Samardzic all'Inter, Beto rimasto ad Udine e Fabian che magari poteva portare quei gol che ha portato il Bologna all'Udinese, perché alla fine ne ha fatto uno in più proprio di Lazar Samardzic, e questo è ovviamente un dato che continueremo, una domanda che continueremo a porci, chissà se, ma prima di parlare dei ma e dei se, perché poi mi dicono giustamente che coi se e coi ma non si va molto lontano, no. Vediamo di portare a casa questa stagione e provare a salvare il salvabile con una salvezza da strappare con le unghie. Grazie Davide Marchiol. Grazie a te. Grazie a voi come sempre che siete stati in mia compagnia, in nostra compagnia in questa ora e tre quarti, grazie ad Andrea Simeoni in regia e a tutti i collegamenti con Francesco Zilli, Pietro Piccina, supporto rispettivamente di Omar Costantini e Stefano Giovan Pietro, ancora grazie. Noi ovviamente continuiamo a farvi compagnia per tutto il resto della giornata qui su TV 12.